Come si fa a stare in Piazza San Giovanni e non a Leopolda? Nel mio caso, prendendo la Vespa stamattina presto, andando a Piazza della Repubblica e poi sfilando con questo corteo. Come si fa? Perché questo è un corteo, una manifestazione di un popolo che noi dobbiamo ascoltare. Se il PD è, come io penso debba essere, una grande forza della sinistra, deve ascoltare questa piazza dove ci sono lavoratori, giovani, donne, precari, pensionati, tutte persone che vivono la crisi sulla pelle, che non sono qui per remare contro il paese, contro gli interessi dell'Italia, sono qui per chiedere poche cose semplici e secondo me nella direzione giusta, diritti, dignità e investimenti per rimettere in moto un'economia che oggi è ferma. Però attraversando il corteo e facendo domande, tutti sono contro Renzi, che è il tuo segretario. Sì, ho capito, ma io sono un esponente del PD e un parlamentare di quel partito. Sono andato nelle sedi del mio partito, alla direzione del mio partito, a spiegare perché ero contro alcuni aspetti importanti di questa riforma e ho votato contro il documento finale di quella direzione e mi batterò in Parlamento per difendere le mie convinzioni, che sono in parte le convinzioni di questa piazza, e migliorare e cambiare una riforma che secondo me va migliorata e va cambiata. Questo non significa, dal mio punto di vista, ho grande rispetto per chi ha manifestato oggi, anche perché ho grande rispetto per chi davvero vive una condizione di difficoltà e a volte di sofferenza. Ho visto delle scene che mi hanno colpito, mi hanno toccato dal punto di vista di che cos'è oggi il disagio sociale, di che cosa ha spinto migliaia, decine di migliaia di persone a riempire San Giovanni. E sono convinto che però questo non mette in discussione la mia lealtà nei confronti del mio partito, del governo che sostengo, ma non può neppure mettere in discussione la nostra autonomia.